all'attenzione dei confratelli SDV, all'attenzione della famiglia salesiana. Determinazione sul 28 capitolo generale. Cari confratelli, cari tutti, in questo tempo della Settimana Santa vi faccio arrivare, a nome proprio del Consiglio Generale, il nostro saluto con affetto e il desiderio di una Settimana Santa piena della presenza di Dio e guidati dallo Spirito. Nel dia d'oggi abbiamo finito la sessione straordinaria del Consiglio Generale, nella quale fondamentalmente abbiamo affrontato tutto quello che concerne al prossimo capitolo generale. È per questo che in questo momento posso annunziare questo che segue. 1. Tema del 28 capitolo generale. Il titolo del capitolo generale sarà «Quali salesiani per i giovani d'oggi? Che salesianos para los jóvenes de hoy?» E qui vogliamo affrontare questo che segue. A. Il profilo del salesiano d'oggi e anche di domani, affinché sia capace di dare la migliore risposta possibile ai giovani, specialmente ai più poveri e a quelli più bisognosi, a quelli che hanno più bisogno di noi. Missione che naturalmente non portiamo avanti noi da soli, ma anche in missione condivisa tra salesiani e laici. B. Anche dovremo affrontare un numero importante di questioni giuridiche che, nelle quali pretendemo, cercheremo di aiutare alla missione salesiana che si deve portare avanti. 2. Luogo della celebrazione del capitolo. Il luogo sarà Valdocco, Torino, come nei primi capitoli generali della congregazione, in questo spazio marchio pieno di significatività e molto simbolico, che pensiamo e crediamo sia ideale per rispondere alle sfide che abbiamo come salesiane in mezzo ai giovani d'oggi. 3. La data dell'inizio. Il capitolo generale comincerà il giorno 16 di febbraio del 2020, domenica, con la celebrazione solenne dell'Eucaristia nella Basilica di Maria Ausiliatrice in Valdocco. La sessione di termine clausura avrà luogo, o sarà, il 4 aprile del 2020, sabato, prima dell'inizio della Settimana Santa. Saranno pertanto 7 settimane. 4. Regolatore del capitolo generale. Dopo le consulte pertinenti e ascoltato il Consiglio Generale, ho nominato regolatore del 28 capitolo generale a Don Stefano Banoli, segretario generale del Consiglio, a chi già da questo momento ringraziamo per la sua totale disponibilità. Da questo momento vi invito, cari confratelli SDV, cara famiglia salesiana, a pregare al Signore chiedendole la grazia della fedeltà e la libertà nello spirito, in questo sognare come dobbiamo essere, vivere e fare, precisamente per rispondere in fedeltà a quello che oggi aspetta il Signore di noi, che abbiamo ricevuto delle mani di Don Bosco la missione da Lui iniziata, sempre ispirata per lo Spirito Santo e accompagnata dalla presenza materna della nostra Madre Ausiliatrice. Con vero affetto vi saluta
Ángel Fernández Artime, salesiano di Don Bosco, rector maggiore, a Roma il 28 di marzo del 2018. Bene, cari confratelli, questa è allora la comunicazione. Pensiamo che abbiamo fatto un lavoro molto sereno, crediamo che profondo, e come Consiglio Generale ci sentiamo veramente molto incoraggiati, anche con grande entusiasmo, perché pensiamo che veramente questi tre aspetti, quale deve essere il profilo del salesiano di oggi e domani, che senza dubbio il marchio è quello comune, le Costituzioni e i regolamenti, però è vero che la realtà d'oggi non è quella di 40 anni fa. Allora, come dobbiamo essere anche noi? Essere, vivere la nostra consacrazione e anche come servire ai giovani. I giovani d'oggi e di domani, che non sono quelli di 40 anni fa, come elementi come per esempio il mondo digitale, il mondo bellissimo del volontariato, e la realtà per noi della formazione professionale, la realtà dolorosa dei giovani sfruttati, di quelli emigranti. Tutta questa realtà oggi ha una forza in qualche modo sconosciuta per noi 30-40 anni fa. E terzo, oggi la missione salesiana nel mondo si fa, grazie a Dio, con questa realtà forte, bellissima, di missione condivisa tra salesiani e laici, laici e salesiani. Non vogliamo ricordare il capitolo precedente, soltanto dobbiamo dire come oggi, per fedeltà, dobbiamo aprirci più fortemente a questa realtà dell'unica missione condivisa tra tutti noi. E pensiamo che sarà accolto questo capitolo e questo messaggio e questa deliberazione anche con grande speranza nella congregazione, nella famiglia salesiana, e vi invito a fare lo stesso e pregare al Signore già da questo momento. Buonasera.